Il derby contro il Boca finisce per 1-1. La Gemina non dà il meglio di sé, anzi entra in campo con poco mordente e poca convinzione, nonostante per tutta la partita schiacci le avversarie nella loro metà campo, non riesce ad andare in rete. Sono tantissime veramente le occasioni che creano le rosanero senza essere pungenti, un qualche palo, ma soprattutto delle occasioni a distanza ravvicinatissima che non vengono sfruttate o vengono parate da Mazzocchi. Il gol arriva direttamente infatti nella seconda frazione di gioco, 1-0-0, una partita equilibrata con poche occasioni del Boca, ma soprattutto che si difende veramente veramente bene, barricata nella propria metà campo, una difesa stretta a rombo che non permette alla Gemina di penetrare. Il gol arriva con Greta Langiotti a metà del secondo tempo, una triangolazione bellissima tutta di prima che porta il laterale del rosanero ad infilare a porta vuota. Poi però la Gemina si rilassa, i tiri dalla distanza non sono efficaci come devono essere e le giocatrici soprattutto non vanno a raccogliere la ribattuta del portiere avversario, altrimenti si sarebbero potute tramutare tutte in occasioni da rete. Marica Cassura sbaglia un gol a porta vuota e proprio da lì poi nasce il gol del pareggio del Boca in contropiede con Gianna Nemone, brava a sfruttare un contropiede velocissimo e ad infilare con un colpo sotto, scavalcando Camilla Tavoletti. Un pareggio che non ci voleva, infatti la Gemina così perde la seconda posizione e si ritrova a lottare per il terzo e quarto posto e probabilmente ai playoff incrocerà una tra Iesi e Civitanova. Un pareggio purtroppo che però è arrivato, la prossima partita sarà l'ultima di questo campionato Serie C Girone B e la Gemina andrà ad giocare contro la Spes Valdaso, sperando comunque di prendere 3 punti e concludere questo campionato in bellezza.